Uno dei temi che ha maggiormente caratterizzato questi 5 anni di legislatura dell'Europarlamento a Strasburgo come a Bruxelles è stato quello del marchio Made in, che ha visto impegnati soprattutto gli europarlamentari italiani. Facciamo un bilancio con Nicolò Rinaldi, vicepresidente dell'ALDE, l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali, terzo partito al Parlamento europeo. Diciamo che ci siamo dannati la vita insieme anche ad altri colleghi, ricordo Cristiana Muscardini, in modo trasversale per cercare di arrivare a una decisione che tutte le altre aree geografiche del mondo hanno, vale a dire la marcatura obbligatoria dell'origine del prodotto. Compriamo una giacca e sappiamo che è stata fatta made in China, made in Vietnam o Made in Europe. E questa è una storia importante perché rappresenta uno dei pochi provvedimenti concreti che può cambiare la vita a chi produce in Europa, a chi non ha delocalizzato, a chi vede il suo prodotto valorizzato perché appunto c'è scritto che è stato fatto in Italia o altrove in Europa e non magari in qualche tigre asiatica, dove spesso la qualità lascia più a desiderare. La storia è paradossale perché su questo provvedimento il Parlamento ha sempre trovato una forte maggioranza e noi a ottobre dell'anno scorso siamo riusciti ad avere una maggioranza schiacciante al Parlamento europeo, avendo parlamentari di tutti i paesi che hanno sostenuto la necessità di avere questa etichettatura. Poi dopo che cosa succede? È a livello dei governi europei che la procedura si blocca e da ottobre ancora il Consiglio non è riuscito a mettersi d'accordo su un mandato per negoziare con il Parlamento europeo sulla base di quello che noi abbiamo deciso. Senta, la Germania guida il fronte dei paesi e ci sono poi tutti i paesi scandinavi dell'Europa del Nord che non vogliono il marchio Made in, naturalmente perché in questo modo penalizzano paesi del Sud Europa. C'è un'Europa mediterranea che ha in mente un altro modello basato sulla solidarietà, sull'inclusione sociale, non sull'austerità ma bensì sulla crescita, e vedremo appunto quello. E sul manifatturiero. E sull'industria, esatto. E poi l'altro punto sull'industria manifatturiera, mentre loro pensano ai servizi e alla finanza, perché sarebbe molto interessante per esempio sapere quando vi è stata la crisi Grecia quanto erano esposte le banche tedesche. Salvare la Grecia è stato un modo anche per mettere al riparo i crediti tedeschi. Avere alla presidenza della Commissione un tedesco, un rappresentante che poi è figlio diretto di quella coalizione che adesso ha il potere a Berlino e che esprime già la persona forte in consiglio, cioè Angela Merkel, e devo dire non sarebbe una buona cosa per i prossimi 5 anni. Però tornando al Made in, quanto è importante per il nostro governo portare questo tema anche nelle discussioni bilaterali. Il primo nostro Presidente del Consiglio incontra la cancelliera tedesca, parliamo del Made in, cerchiamo di sbloccare questa cosa proprio in una trattativa diretta, e quando esponiamo le nostre ragioni, facciamo capire che è importante per il nostro manifatturiero, devo dire che i nostri colleghi, anche tedeschi, ci seguono e votano questo. Allora questo però è il lavoro che a livello di governo va fatto con la controparte tedesca e che fino adesso purtroppo è stato relegato nei comitati tecnici di preparazione dei consigli specializzati a livello di governo, mentre invece dovrebbe essere probabilmente affrontato proprio al massimo livello.